Ragazze, vi devo far assolutamente vedere tre prodotti che sto utilizzando. Insomma, sono prodotti di facilissima reperibilità perché io ne ho trovati due in fiera questa primavera a Napoli, una fiera che è stata fatta a Napoli, non quella della Estetica, un'altra fiera che non mi ricordo, e uno che l'ho comprato in un rivenditore di parrucchieri in provincia di Caserta, dove io diciamo abitavo. Allora, uno è un fango termale che è praticamente una maschera viso. Io la utilizzo però solo sui brufoletti perché me li secca proprio. Cioè, appena ne spunta uno, gli metto questa qui, qualche minuto si secca e il brufolo dopo un po' va via. Insomma, casomai lo faccio per 2 o 3 giorni. È una boccettina di vetro e dentro c'è proprio un fango dal profumo dei centri estetici, tipico dei centri estetici. Ed è un fango denso e si asciuga veramente molto velocemente, quindi se anche avete poco tempo prima di truccarvi, mentre decidete cosa mettervi su, potete anche utilizzarlo. E, non mi sembra che ci siano prodotti, ci sono l'inci, insomma, sia orribile. Io l'ho pagato tipo forse 1 euro in fiera e 50 ml, ovviamente per come lo utilizzo io mi dura sicuramente a 12 mesi di validità dall'apertura. L'altro che vi devo far vedere assolutamente è questa crema. Scusate, ma c'ho i capelli che mi danno fastidio. Questa crema è sempre comprata allo stesso stand e si chiama Phytocosmer. Phytocosmer, se riesco a farvi vedere. Ok, Phytocosmer, che cos'è? Questa c'è scritto che è una crema riducente, quindi per la cellulite, per la buccia d'arancia, e c'è scritto proprio che ci sono componenti naturali, quindi dall'inci dovrebbero essere tutti ingredienti non brutti, insomma, se riesco a farvi vedere. Io non ci vedo, ci vedo acqua, Brunus, non li voglio leggere perché faccio veramente un macello. Non vedo cose orribili. È bellissimo, veramente bella come crema. 500 ml, anch'essa 12 mesi di validità dall'apertura, molto densa, facilmente spalmabile e vi rimane un profumo spettacolare di vaniglia. Non la classica vaniglia, è bellissimo, è abbastanza, insomma, non è molliccio come crema, ed è bellissima. Insomma, questa pure l'ho pagata, secondo me, 4-5 euro, un po' di meno. L'altra che voglio far vedere è che ho comprato negozio per parrucchieri, insomma, queste cose qui, è una maschera per i capelli. Questa qui, un boccettone mega galattico di crema midollo e placenta della Serical. C'è scritto che sono tutti prodotti naturali, anche lei lo dice. Beh, qui non so se riesco a farvi vedere l'inci, ci provo. Comunque, dice che ci sono vitamine e sali minerali ricavati dal grano e dal midollo del bambù. Quindi praticamente sono stati sostituiti da midollo e placenta animale. Quindi quando ho letto questa cosa ho detto vabbè, proviamola. È 1 chilo il boccettone, insomma. Quindi, oddio, adesso vi viene qualcosa. No, vabbè, questa non ce la faccio, fatevelo vedere. Casomai vi faccio vedere una foto. Se vi interessa vi faccio vedere una foto. E c'è scritto anche qui, con peptidi di derivazione esclusivamente vegetale. Io l'ho pagata 4,60 euro, se non ricordo male. Non è densissima come crema, però io ne metto veramente tanto. Scusate, mi scusi. Ne metto veramente poca. Io ho i capelli molto lunghi. Ho fatto una prova un paio di settimane fa, non mettendola, e il capello si vedeva arido e con le punte tutte così, insomma. Quindi mi piace. Io mo mi metto su internet e le devo trovare, anche se non stanno finendo, però le devo trovare perché devo capire, insomma, chi le vende. Vabbè, questa qui, rivenditore vicino a casa mia, è facilmente raggiungibile, insomma, quando ritorno giù, oppure insomma mando qualcuno, ma queste due le devo assolutamente trovare. Casomai vi scrivo insomma qualche riferimento e insomma faccio pure una ricerca su internet. Ciao!